Ciao a tutti, buonasera e buongiorno. C'è già la chat piena di vita. Come state? Come al solito, vi chiedo di dirmi se mi vedete e mi sentite bene. E dai, che bello, siete... siete già un po'. Allora apro tutte le mie schede varie. Ehm. Vediamo. Ok, ci sono, tutto sotto controllo. Qua ci sono le domande. Domande molto interessanti anche per la live di stasera, lo dico per tutte le live, ma è perché siete molto bravi a fare le domande. <ride> allora, nel frattempo controllo che qua vada tutto bene. Ottimo, grazie mille, grazie mille ragazzi per il feedback. Bene, buonasera, benvenuti alla live a tema libero di maggio. Oggi giornata pazzesca per me, quindi se mi vedete con le occhiaie, perché ce le ho veramente. <ride> sono un po' poco reattiva, ma ci sono. Ehm. E per l'appunto, tra le varie cose che mi sono dimenticata di fare eh, c'è stata quella di mettere la storia per chiedere se qualcuno aveva domande per la live su Instagram, quindi pazienza. <ride> Comunque sono venute fuori delle belle domande dalla scheda community di YouTube, quindi direi che quelle ci riempiranno la serata. Tra quelle e le discussioni che di solito nascono, secondo me ci passiamo una bella oretta insieme. Ciao Gino! Saluto personale per il nome bellissimo come tutte le live, ti ripeto. Come le persone di 90 anni che dicono sempre le stesse cose. Ecco anche le persone di 25. Bene, allora. E... Ciao, ciao, buonasera. Allora. Prima che i moderatori mi sgridino, mi sto toccando il mento perché mi fa prurito. Ok, adesso metto le mani a posto e non mi tocco più. Eccoli i moderatori a proposito. Allora, eh, per la live di stasera, vi avevo chiesto se avevate qualche domanda, eccetera, per far partire un po' la discussione come nostro solito. E sono saltate fuori due domande molto interessanti, di cui una correlata a un video che come al solito vi invito ad andare a recuperare. Avevo anche pensato di farvene vedere qualche stralcio in live, però in realtà per questioni di copyright, eccetera, potrebbe diventare un problema, quindi eh, ve lo racconto. È un, una TED Talk molto diversa dal solito per via della pandemia. Per chi non lo sappia, le TED Talk sono quei... Quei formati di... Uh, come definirli? Infotainment. Cioè le... Non, non, sono, non sono comici. È praticamente persone che vengono invitate a parlare di un particolare argomento rendendoli interessante per un pubblico molto ampio. C'è un canale YouTube che li raccoglie e in più credo ci sia... Anche un canale per ogni nazione in cui le TED Talk si, tendono, si tengono. E questa qui, ovviamente, in periodo di pandemia, non, non c'è stata di persona come di solito sono, con persona sul palco, spettatori e ehm, persone che, che lo possono. cioè la, la ripresa che poi, poi è, viene caricata su YouTube. Um, è stata una sorta di chiamata Skype. Esiste ancora Skype? L'ho usato qualche tempo fa? Sì, direi di sì. Ciao a tutti, buonasera. Vedo che arrivano le emoticon uh, di saluto. E, um, e quindi è stata questa sorta di, di chiamata Skype TED Talk con un ricercatore che studia um, una branca della um, biologia quanto mai amata e odiata. Congresso, sì, più o meno congresso, sì, sì, mi sembra un buon nome, e, che è l'embriologia per l'appunto, trovate il link nella scheda community, se andate eh, è il primo, quello di Dan, è il commento che contiene il link a questo video, che dura su, intorno ai 20 minuti, poco meno di 20 minuti, ed è molto interessante, quindi... Eh, per parlarvi velocemente di questa cosa, perché in realtà è un argomento vastissimo, per dirvi l'importanza dell'embriologia in biologia, ehm, al di là della sua importanza dal punto di vista eh, evolutivo, perché lo studio degli embrioni e di come si sviluppano ci danno un'idea dell'evoluzione di gruppi, eh, è utilissima anche dal punto di vista medico, eh, farmaceutico tutto ciò che c'è di correlato intorno agli embrioni, di fatto. E è talmente importante per la biologia evoluzionistica che nel corso di Bologna al primo anno c'è un intero, un'intera materia dedicata all'embriologia che si chiama, oddio, non me lo ricordo già più, ma di, in pratica è Embriologia Comparata. Ciao! Continua a salutare a sprazzi. Embriologia comparata, cioè si compara lo sviluppo embriologico di. Nel corso che ho fatto io, almeno tutti i grandi gruppi di vertebrati. È un esame pazzesco. Uh, credo che di aver rotto le scatole alla mia intera famiglia, al mio compagno, ai miei amici eh, e alcuni di solo qui per... possono testimoniarvelo e è diventata veramente una cosa ma di solito non divento cattiva, no? Però divento lagnosa, di ma oh, devo dare questo esame, embriologia e mentre mi lagno comincio a parlare di embriologia, quindi non solo non gliene frega un cavolo, ma si deve pure sorbire mai me che lagno e Fatta questa piccola introduzione sull'embriologia, eh, che è lo studio per l'appunto dello sviluppo degli embrioni, perché ve ne parlo? Perché la cosa interessante di cui parla questo video di, di... Che, che ci ha portato Dan, di cui vi leggo il commento, quantomeno perché. Mi sono pure dimenticata di leggerlo, non so se si capisce dalle mie basse proprietà linguistiche di stasera che sono un po' stanca. A me piacerebbe saperne di più su questo incredibile video pubblicato un mese fa su Ted. Se hai tempo e voglia di vederlo e mi ha lasciato il link. Grazie mille, Den. Ho avuto eh, molta voglia eh, di vederlo, un po' meno tempo, ma ce l'ho fatta comunque nonostante, nonostante tutto. E in questo video parla un po' di un principio che per chi ha studiato embriologia effettivamente è abbastanza assodato. Per chi non ne ha mai sentito parlare, può essere veramente molto interessante. Allora, parte da questo presupposto: cioè, noi tutti, mh, al di là che siamo addetti ai lavori o meno, abbiamo in mente un concetto che è effettivamente. Ehm, Vero, e cioè il DNA è una sorta di, eh, tra virgolette, libretto delle istruzioni per la formazione di cellule e organismi pluricellulari in generale. Per cui non solo questo, eh. se poi andiamo a vedere i virus, si apre un'altra intera parentesi, però parliamo ad esempio di eh, pluricellulari, per cui il DNA. È una sorta di libretto di istruzioni sia per la singola cellula dell'organismo pluricellulare che per l'intera formazione, come si organizzano queste cellule. E questo è abbastanza dato per assodato. Tutti quanti, se pensiamo al DNA, pensiamo a questa come sua funzione principale. Eh, forse solo gli addetti ai lavori o pochi altri sanno che un'altra Uh, un, un qualcosa che concorre insieme al DNA per la formazione degli embrioni, per la, il posizionamento di determinate cellule, eccetera, è la comunicazione chimica e biochimica che avviene tra le cellule singole o i gruppi cellulari. Per cui se, ad esempio, una, un ammasso di cellule si ritrova ad essere su una piccola struttura che si è formata, questa piccola struttura Rilascerà delle molecole che stimore... stimoleranno la massa di cellule sopra a differenziarsi e diventare un'altra piccola struttura e così via in, se... in un gioco di induzione da parte del... dell'induttore su altri gruppi di cellule e può essere un'induzione molto ravvicinata per cui il gruppo che poggia sopra l'induttore viene indotto a. A svilupparsi in qualcosa oppure può essere un'induzione a distanza quindi questo induttore rilascia un gradiente per cui tu che sei più vicino ti sviluppi in qualcosa tu che sei un po più lontano ti sviluppi in qualcos'altro eccetera eccetera e nell'embriologia ehm, si studiano tra le altre cose anche questi induttori di cui ad esempio ora Vado a richiamare un concetto di cui vi ho parlato velocemente, forse ve ne, ve ne ricordate perché potrei avervi salutato così in qualche video, vi ho chiamato carissimi deuterostomi. I deuterostomi sono quel gruppo di animali in cui ehm, il blastoporo, che è una struttura dell'embrione, eh, diventa la parte finale del tratto digerente mentre i protostomi eh, hanno il blastoporo che diventa il, la parte iniziale del tratto di gerente adesso non vorrei aver detto una cavolata lo vado a ricontrollare perché le mie facoltà mentali sono quelle che sono deuterostomi e questo blastoporo che vi sto citando è eh, uno dei più famosi induttori Struttura che induce altre strutture a differenziarsi in qualcos'altro. Durante lo sviluppo embrionale, il blastoporo della gastrola diviene lano o corrisponde alla regione anale dell'adulto. Perfetto, non lo volevo dire, ma la Wikipedia mi ha distratto e me l'ha fatto dire. Comunque, non credo che sia così bigotto YouTube, anche perché si stava parlando di anatomia. Bene. Ora, perché vi ho citato di nuovo queste cose? Perché questo ricercatore porta la, la conoscenza di ciò che può indurre nello sviluppo embrionale, quindi perché la testa nell'embrione si va a trovare lì, perché quelle strutture si sviluppano proprio in quel punto e soprattutto lui eh, dice una cosa che è il modo in cui di fatto si è sperimentato in embriologia. Ogni tanto gli, i ricercatori cosa fanno? Prendono questi embrioni, di solito di, di specie modello, come ad esempio lo Xenopus, che è una rana, affine alle rane comunque, eh, che si trova molto, eh, molto diffusa in Africa, credo. È comunque una, un modello di studio, quindi sono allevati nei laboratori. E di solito gli embrioni vengono molto utilizzati appunto per questo tipo di studio. Se si distrugge una determinata parte oppure se si prende un pezzettino e lo si prende da un'altra parte, si vede che l'embrione si sviluppa in maniera anomala o magari riesce a recuperare nonostante il cambiamento a seconda dello stadio in cui si trova e comunque venire fuori come ci si sarebbe aspettato da lui se non ci fossero state modifiche come la distruzione di alcune cellule, alcuni gruppi, lo spostamento di alcune parti, eccetera. E questo spostare, distruggere ha fatto capire ai ricercatori quali fossero le parti che inducevano i cambiamenti, quali invece che, eh, quelle che subivano, quali periodi erano quelli in cui le cellule avevano più capacità di resilienza, quindi di... Mh, riprendersi dal, dal trauma provocato dal ricercatore eccetera eccetera e ehm, questo ricercatore faceva notare che tra i vari esperimenti che hanno fatto una cosa che hanno notato è la trasmissione elettrica quindi finora si sapeva che sicuramente il DNA gioca un ruolo importante sulle strutture è di fatto il libro che si va a leggere per Capire quello che andrà a succedere al corpo. Abbiamo visto che i segnali chimici sono importanti, quindi alcune cellule che rilasciano determinate molecole possono stimolare altre parti. C'era sicuramente una questione fisica, quindi, cellule che tirano altre cellule nello svilupparsi, nel moltiplicarsi, nell'allungarsi, provocavano dei, dei cambiamenti. C'è una nuova componente che non so per quale motivo il ricercatore ne parli al di fuori della fisica, alla fin fine, perché è elettricità. Però, vabbè, qua eh, apriamo una discussione sui massimi sistemi che non riuscirei ad affrontare. Ehm, lui dice: Ci deve essere anche un, un qualche tipo di interazione elettrica. Allora, questa cosa. Potrà non sembrare un granché, però per una persona che si è disperata e ha disperato la sua famiglia e i suoi amici eh, con l'esame di embriologia comparata, vi assicuro che è una cosa veramente interessante. Cioè, le cellule, non... fino a non troppo tempo fa, si pensava che ci fossero solo poche cellule che potevano sviluppare potenziali elettrici o comunque prenderne parte, ad esempio il miocardio, quindi il tessuto del cuore, ehm, le cosiddette cellule pacemaker, sono quelle cellule che danno uno stimolo elettrico per far sì che il cuore pompi nella maniera corretta. Ehm, I neuroni, ad esempio, quindi tutto ciò che concerne il, lo scambio di eh, segnali elettrici nella parte ehm, di, di solito nel, nel, nella parte della testa, insomma. E quindi invece questi ricercatori ci dicono: quantomeno a livello dell'embrione, le cellule hanno. Una minima produzione di elettricità e questa elettricità può andare ad influenzare le cellule di fianco e quindi stimolare, indurre la formazione di determinate strutture. Oppure dire: Ok, io sono la prima cellula e ti ho passato questo segnale elettrico e lo spando, c'è cioè un gradiente elettrico, quindi tu sei la seconda cellula e ti svilupperai un po' più simile a me, tu sei la terza, un po' più simile alla seconda, un po' meno della prima e pian piano c'è la formazione del, del corpo. Quindi. La, la cosa interessante è che la, la cosa che almeno ha colpito più me di tutto questo, al di là che il discorso è complicatissimo, io credo che eh, un po' per le proprietà linguistiche, linguistiche bassissime che sto avendo stasera, un po' perché il discorso è veramente molto complicato, io non so se avete capito quello che vi ho detto. Io sinceramente eh, lo spero, lo spero veramente e in ogni caso su queste cose... Eh, più sui, sui geni che portano alla formazione di diverse strutture, quindi la parte del DNA vi avrei già voluto parlare in un video che chissà quando uscirà. Eh, però se vi può interessare, sicuramente l'argomento lo riprendo. Vi dico solo che l'embriologia comparata è veramente complicatissima anche per chi le studia queste cose. D detto questo, no, non ho neanche fatto schifo all'esame, devo dire. Allora, vi leggo un po'. Carissima, ho Pisto conta. Sai che ho Pisto conta? Dopo lo cerco. Resilienza, anche loro hanno il proprio PNRR. Sì, allora, una cosa poi magari ne parliamo dopo, però il, non so se avete notato che ultimamente in contesto generico si usa il termine resilienza come resistenza. In realtà sono due cose un po' diverse. Purtroppo ora ho tanto da fare per l'università, ma mi faceva piacere passare per un saluto e lasciare un mi piace. È da tanto che non capito qua, ma rimedierò. Ciao Silvio, grazie mille e buono studio. Veramente, ci sono passata e forza e coraggio. Ehm, Anch'io ho un incontro, ma rivedrò con piacere la live. Buon proseguimento. Grazie mille, George. Tutto è fatto di elettricità alla fin fine. Allora, ho dei, delle persone che sono la cosa più simile che io conosca a un fisico in chat. Quindi stare attenta a dire queste cose che poi partono dei mega discorsi sulla fisica è la migliore materia di tutto l'universo. La fisica spiega tutto. Siete solo della fisica a basse velocità, eccetera, eccetera. Comunque sì, alla fin fine... Eh... Ne, qui lo, mi tocca ammetterlo, è tutta fisica, ma <ride> siete comunque fatti di carne e ossa, maledetti. Ehm. Ho capito, e se ho capito io vuol dire che hai spiegato benissimo. Figurati, Enrica. Magari invece sei bravissima a capire le cose, ma grazie mille per, per l'incoraggiamento. Allora, adesso che mi è venuto in mente, parliamo del, di resilienza e resistenza. Ho, ho, ho usato la parola resilienza, ho provato a dare anche una, una veloce definizione. Ehm. Um, io, ora mi viene il dubbio che in italiano la parola resilienza sia un qualcosa di diverso da come viene usata nelle scienze, in particolare in biologia. Ehm, si, si fa. No, non so se, se siano la stessa cosa in italiano. In biologia non sono assolutamente la stessa cosa. C'è una differenza fondamentale tra. Resistenza e resilienza sono due forze che entrano in atto in momenti diversi di un perturbamento dell'ambiente. Per cui avviene un cambiamento nell'ambiente che può essere più o meno drammatico, più o meno positivo, al di là di quello che è. Considerate comunque un ecosistema eh, che è formato da tante specie, quindi magari qualcosa è positivo per una specie ma è negativo per un altro. Al di là di tutto questo. Si chiama resistenza la capacità di un ecosistema o di un gruppo o di una popolazione, quindi potete mettere la, il soggetto ampio quanto volete, è la capacità di un ecosistema, diciamo, di resistere a un perturbamento. Quindi ehm, arrivo io. Un metro e 62 che pesto con il mio piedone una parte di prato. Qual è la resistenza che gli individui delle diverse specie fanno per evitare i danni che gli sto facendo? Questa è la resistenza. La resilienza è la capacità una volta subito il perturbamento dell'ecosistema di riprendersi. Quindi ho tirato il pestone sul prato, ci sono le margheritine sfracellate per terra perché non avevano il fusto abbastanza duro, ehm, erano in posizioni particolari, eccetera, eccetera. Qual è la capacità dell'ecosistema di riprendersi dal mio pestone? Quindi quanto velocemente lo farà? In che modo? Eh, con che mezzi? Riuscirà a riprendersi del tutto o solo in parte? Con la pandemia la parola resilienza viene spesso confusa nei discorsi con quella resistenza, ma di nuovo mi viene il dubbio che il concetto biologico non sia traslato letteralmente in italiano. Non so voi se avete pensieri a tal proposito. Eh, grazie per essere venuti alla mia TED Talk a proposito sulle parole resistenza e resilienza nella lingua italiana. Tra l'altro Steven, spero di averti insegnato una cosa nuova sulla nostra lingua, visto che sei così bravo che impari l'italiano no? da dai miei discorsi, tra l'altro confusissimi stasera. Allora, mi pare che anche in italiano sia così come definizione, ok? Allora non me lo sono sognato. Soprattutto pensando alla psicologia. Alphons dice: In psicologia sostituisci perturbamento con trauma e il gioco è fatto. Beh, di fatto anche in ecologia potresti sostituire il perturbamento con la parola trauma o distruzione, morte, tutte queste cose belle della biologia. Ah, la vita, la vita. E. Bene, dai, niente. Quindi questo era la, il primo argomento. Secondo me è anche quello un po' più ehm, cicciotto perché c'è una, una fonte alle spalle. Quindi veramente, se, se avete 20 minuti, ehm, è molto carino. Poi, essendo fatto in modalità chiamata a distanza, visti i tempi, potete anche mettervi a fare altro: non so, disegnare, punto croce, cucinare. Ehm, risistemare la casa pulire ve la mettete sotto e ve la potete ascoltare eh, è molto carino ogni tanto fa vedere effettivamente dei filmati delle immagini però secondo me è apprezzabile anche ehm, in questo modo la, la cosa che mi interessa di più di questo argomento è non vedo l'ora che escano fuori gli articoli scientifici in proposito probabilmente qualcosa è già uscito per invitarli a una TED Talk, ehm, però non, non, non ho avuto tempo di cercarli. Sinceramente, mi sembra di avere le stesse definizioni nell'inglese. Ok, perfetto, allora è la gente che parla a caso sul TG nazionale. Bravissimi. Vabbè, non so se avete sentito le ultime sul concerto del primo maggio, fossero quelli i problemi del TG nazionale, vero? Va bene, polemiche a parte, questo appunto era il discorso un po' più grosso, però c'è stata un'altra domanda di Valentino molto interessante come esercizio mentale, come ci diceva il nostro professore di filosofia eh, alle superiori. Valentino ci scrive, ciao, dei vari geni, tra virgolette, spenti del nostro DNA o di altre specie, se ne potrebbero almeno in via teorica riaccendere? Metti che volessimo eh, fare, ridiventare i nostri piedi prensili come i nostri antenati, il codice è rimasto da riattivare sarebbe ancora integro, forse non abbiamo ancora una tale conoscenza di lettura del codice. Grazie. Allora, domanda molto interessante, eh, soprattutto perché appunto Valentino ha citato i cosiddetti geni, tra virgolette, spenti. Dovete sapere che il DNA. Uh, umano, ma non solo in realtà il DNA di quasi tutti gli organismi pluricellulari è in parte codificante quindi da quel DNA viene prodotto subito qualcosa che è direttamente utilizzato dal corpo ad esempio proteine e poi abbiamo del DNA non codificante che non ha un uh, ciao multivac non ha un'azione un diretta, quindi non produce direttamente una proteina, ma magari serve per regolare il DNA codificante. Potrebbe essere un silenziatore del DNA codificante, ad esempio, se la, la proteina che normalmente legge il DNA si attacca in questo punto allora produrrà meno proteine di quel gene codificante oppure è un enhancer, si dice, quindi aiuta a aumentare la produzione di un determinato gene del DNA. Questo tra le varie cose. E ehm, in questo DNA, non co mh, questo DNA non codificante è stato spesso chiamato anche junk DNA. Quindi DNA spazzatura in italiano perché all'inizio non se ne capiva l'utilizzo, si pensava fosse messo lì e che fosse un, un relitto di eh, vecchi pezzi di genoma che ehm, avevano perso la loro funzione e quindi erano rimasti lì, eccetera. E eh, in realtà non è così. In realtà al di là del fatto che è la stragrande maggioranza del DNA, quindi sarebbe veramente drammatica la cosa. Ehm, in realtà hanno una funzione che non è diretta ma è comunque essenziale, sono siti di attracco di proteine, aiutano ad attirare per la lettura del DNA eccetera eccetera ma al di là di questo effettivamente alcuni geni eh, ad esempio eh, sono formati da introni cioè parti eh, che non vengono mh, come dire, non mi viene il termine in italiano, ma neanche in inglese che non vengono mm, resi partecipi della formazione della proteina, ad esempio, che non vengono letti. Oddio, c'è qualche biologo che mi può aiutare in chat, probabilmente. Non avete neanche capito cosa voglio dire. Però diciamo che ci sono queste parti che non partecipano direttamente. Tra queste parti ci sono effettivamente dei relitti del, del, del nostro vecchio DNA, ma non solo. Ci sono probabilmente, tra le altre cose, i relitti di vecchie infezioni. Ci sono questi elementi. Eh, non vengono tradotti. Bravissimo, Francesco, grazie mille per, per aiutarmi. <ride> ne avevo bisogno, veramente. Allora, ehm, ci sono effettivamente dei relitti, ad esempio, di vecchie infezioni. Ci sono questi elementi che sono stati scoperti ne nel secolo scorso da Barbara McClintock. Gli elementi trasponibili. Lei li scoprì nel mais e in altre specie vegetali. Ha dovuto aspettare una roba come. 35 anni per ricevere il premio Nobel per una delle scoperte più rivoluzionarie della biologia. Ma va bene così, l'importante è che lo abbia preso alla fine. Questi elementi trasponibili sarebbero dei pezzi di eh, DNA che hanno la capacità di sollevarsi, staccarsi, camminare e andarsi ad inserire in un altro punto del DNA. Ora, uno degli effetti che potete vedere ad occhio nudo di questa cosa, ad esempio nel mais, è: non so se vi è mai capitato di vedere la pannocchia di mais, che normalmente ha i chicchi gialli, che ogni tanto ne presenta alcuni violacei. Quello lì è l'effetto di un trasposone che si è andata ad inserire all'interno di un gene. E quindi ha fatto sì che il, il carotene che dava di solito il colore giallo fosse un po' scombussolato per cui da cui deriva il colore eh, viola. Capite bene che questi elementi sono molto pericolosi, perché se si andassero ad inserire in un gene essenziale, ad esempio del sistema immunitario, potrebbero creare dei danni pazzeschi, tanto che effettivamente nei genomi più grandi tendono ad si tende ad averne molto pochi attivi, o addirittura nessuno attivo, ma se ne possono trovare... Ehm, dei pezzetti in questi introni o in, questi junk, in questo junk DNA, DNA non codificante, in questo DNA che non ha un effetto diretto. E questi pezzi non si muovono più perché hanno perso ehm, i lati dei, del, del proprio gene, diciamo, che gli consentivano di alzarsi, staccarsi e andarsene in giro. Persi probabilmente anche per selezione naturale, anche se stiamo parlando a un livello molto piccolo, perché siamo a livello di basi, nucleotidi, geni, eccetera. La selezione naturale comunque funziona. Quindi, probabilmente per selezione naturale è stato selezionato il DNA che avesse il meno possibile di questi elementi per creare meno danni possibili, oppure. Per vederla in un altro modo, chi aveva molti di questi elementi si ritrovava ad avere delle mutazioni pazzesche, terribili, drammatiche che non gli consentivano di andare avanti e riprodursi. Perché vi parlo di vecchie infezioni? Perché una delle possibili origini che si è attribuita a questi tra trasposoni è che fossero dei virus che sono riusciti in tempi antichissimi ad infilarsi nel DNA dell'ospite. Alcuni di questi con anche un riutilizzo. Eh, molto tra virgolette utile eh, cioè la memoria immunitaria quindi alcuni elementi dei sistemi del genoma che dà vita al sistema immunitario potrebbe essere dovuto a questi pezzetti qua altre volte ehm, no però sono stati sono stati silenziati dalla, dalla selezione naturale ehm, esistono ehm, la, questa passo invece alla seconda parte della domanda di Valentino, e cioè ci sarebbe la possibilità di riattivarli? Si è fatto qualche esperimento di nuovo con quegli ehm, organismi modello che vi dicevo prima, Xenopus. Eh, xenopus in realtà ha molte, molte cellule. Eh, più facile che sia stato fatto, probabilmente con Cenorabdis. Cenorabdis si dice. Cerco di nuovo. Cenorabditis Genorab... elegans Che è un altro organismo modello, è un, un vermetto tipo eh, con un numero di cellule che è sempre lo stesso. Per quello che viene usato come organismo modello, e mh, quindi si sono fatti degli esperimenti. Si è provata ad andare a tra virgolette riaccendere dei geni, ovviamente. Ehm... Le, le conseguenze possono essere catastrofiche anche di questo la più grossa difficoltà in realtà dell'andare a riaccendere geni soprattutto in genomi grossi come il nostro fate conto che Homo sapiens ha una cosa come 30.000 geni non sono pochi ehm... mi sono persa nei miei stessi pensieri un attimo Ah, qual è la difficoltà appunto di farlo in genomi così grossi? È che in realtà quello che tu stai trovando non è per forza un gene esattamente come dovrebbe essere ehm, e come era all'inizio, quindi completo che produrrebbe quello che deve produrre. Questa è la prima cosa. Quindi potresti trovarti un gene che è stato spezzato o intramezzato da qualcosa, o la cui ultima parte, parte centrale, prima parte eccetera, è stata usata tra virgolette per comporre un altro gene. Quindi si è riutilizzata la sequenza, parte della sequenza eh, genomica di questo gene, la prima. La seconda, moltissimi cambiamenti, specialmente quelli più drammatici potremmo dire, eh, tra i nostri ant antenati e noi, non erano controllati da un unico gene. Pensate che già solo la colorazione della pelle e dei capelli e degli occhi, che dovrebbe essere una cosa molto banale, anche per come ci è, è stata insegnata ehm, eh, con Mendel no? con gli esperimenti sui piselli odorosi. Che, eh, sapete, gli occhi chiari e gli occhi scuri. Se i genitori hanno entrambi gli occhi chiari, allora i figli avranno questa probabilità, eccetera. In realtà sono caratteristiche. Poligenetiche si dice, controllate da più geni. Quindi già una cosa semplice e innocua come può essere la colorazione di pelle, occhi e capelli è in realtà più complessa di quanto ci aspettassimo. Figurarsi una cosa come la... i piedi prensili, la coda prensile, um, che so, uh, la non lo so, qualsiasi altra caratteristica. Uh, o il morso molto potente, no? Come hanno ad esempio i gorilla o altre scimmie antropomorfe. Ecco, sono, erano controllate, sono controllate da talmente tanti geni che in realtà per andare a, ri a riaccendere dovresti fare una ristrutturazione del DNA super difficile da, da riprodurre, anche perché appunto ci mancano, tra le altre cose, per ora, eh, le tecnologie e tutto quanto. Una sorta di eh, primo passo, che però è su, su misure molto più piccole, è la CRISPR, che è stata premiata, tra l'altro col premio Nobel, che è quella tecnologia che permette di andare a modificare eh, il DNA, ok? Quindi fare anche cure per malattie genetiche, e, però, appunto, è una cosa molto delicata. Allora. Daphne chiede: Ma sti trasposoni sono responsabili di alcune malattie genetiche o sono tutti senza gambette? Allora, non sono sicura, ma credo che i Homo sapiens siano tutti senza gambette. Quindi, però, sai che non sono sicura? Forse c'è una malattia genetica che è dovuta a un trasposone. È comunque se c'è, è comunque nel, un um, qualcosa di rarissimo, rarissimo. Nel DNA ci sono anche parti di comportamenti, ad esempio fobie, istinti innati. Allora, forse sì, forse dipende un po' dal-di da, cosa si sta parlando, però di fatto molte fobie e molti istinti che abbiamo sono ereditate per cure parentali. Quindi devono essere stati selezionati per selezione naturale i comportamenti, no? Ce lo citava anche Darwin in uno degli ultimi capitoli. E forse allora ci deve essere qualcosa nel DNA. Da qui a trovare dove si trovano queste cose è un po' più difficile. Per le paure e le fobie, in realtà credo che dipenda da paura e fobia. Ehm, per questo fatto, molto spesso alcune paure a superare se si riceve la tra virgolette cura adeguata mettiamola così ehm, mi vengono in mente anche paure che normalmente passano ontogeneticamente cioè andando avanti con l'età no di solito quasi tutti i bambini hanno paura del buio ma poi si trovano molti pochi adulti in proporzione che hanno paura del buio anche quello sarebbe interessante da indagare, effettivamente. Uff, non, non riavremo i piedi prensili, mi rimetto i calzini. Ah, uh, io sto lavorando sui piedi palmati comunque. Ehm. Grazie, un paio di piedi prensili mi sarebbero stati utili con tutte le cose da fare. Sì, cioè, eh, il problema è che una volta. Bene, abbiamo confermato che tutti quanti abbiamo due mani e due piedi prensili. Ok, allora il doppio del lavoro per tutti quanti. Allora, controllo. Sono stata sgridata perché mi sono grattata al mento. Denunzio, j'accuse. Allora. Se non sbaglio, 23andMe ti dice che ti dice anche se sei più o meno predisposta ad alcune malattie mentali o comportamenti, tipo fumare o bere caffè spesso, eccetera. Sì, alcune cose sono state effettivamente ehm, trovate, ad esempio, la, m, alcuni tipi di depressione. Eh, potrebbero avere effettivamente un'influenza genetica. Tra l'altro, un gene lasciatoci in eredità dai nostri cugini neanderthal, per quello che sto pensando io. Oppure un'altra cosa bellissima che ci hanno lasciato in eredità i Neanderthal, che non c'entra con il comportamento, ma mi fa sempre molto ridere. È, non so come descrivervela. La, la buzzetta degli uomini che sono magri, ma che hanno comunque la pancia sporgente. Vediamo se ve la trovo. Secondo voi si scrive Buzza Neanderthal su Google? Eh, come si dice Buzzetta in italiano? Perché credo che Buzza sia una parola bolognese. Scusatemi se è così. Pancetta? Pancetta? <ride> mi sta. Mi sta Pancetta Neanderthal. Io trovo qualcosa di bruttissimo su ricette. Giallo zafferano. Allora. Ansa. Wired, la nostra pancetta è tutta colpa dei Neandertal. No, è che se mangiamo il panettone certe volte non è tutta colpa loro. Volevo vedere se trovo un'immagine. Ecco, e ci hanno messo un bel Neandertal da eh, primo piano. Vabbè, cerchiamo Neandertal direttamente se vi trovo le immagini. C'è in qualche mh, modellino che è stato costruito dei Neandertal questa caratteristica. Che è proprio... Io ho in mente alcune persone che conosco, eh, soprattutto eh, negli uomini capita andando avanti con l'età questa cosa, ok? Se avete 30 anni probabilmente non ce l'avete o se ce l'avete non, non, non sta a noi giudicare, eh. non è colpa vostra, sono i vostri geni. Niente, sono neanderthal che eh, muscolosi qua. Um. Oddio, in questo si vede un po'. Tra l'altro, presente dov'è questa ricostruzione, è al museo di, di Trento. Vediamo se riesco a farvi vedere eh, questa cosa. Pancia prominente Neander. All... <ride> um, scusa per le domande impegnative, però non sembri più stanca o meno brava a spiegare, anzi, sempre chiarissima. Grazie mille Linda, grazie mille. Troppo gentile. Mannaggia, ma quello sono io. Allora, vediamo, vediamo se riesco. Contenuti web. Ok, eccolo qua. Dovreste vederlo adesso sotto la mia webcam. Aspettate, che provo a, a... niente. Vediamo se lo riesco a mettere a dimensione intera. Con la più piccola di prima. Così dovrebbe andare un po' meglio. Questo qui è un uomo di per sé abbastanza snello come struttura fisica. Ma la vedete la buzzetta qua? Non so se si vede. Allora. Preso nota che la depressione è ereditaria come è stato verificato. Come può la depressione essere stata selezionata evolutivamente? È molto svantaggiosa. E... Eh, Porta poco alla salvaguardia della specie. Ehm, non, non per forza le caratteristiche vengono selezionate per selezione naturale, ehm, ci sono tante malattie che sono state selezionate dalla deriva genica, cioè, selezionate non è corretto si sono fissate all'interno di alcune popolazioni per deriva genica cosa significa che in gruppi più è piccolo il gruppo più è facile che stocasticamente quindi totalmente casualmente si fissino dei, degli alleli o delle caratteristiche genetiche che sono negative quindi effetti negativi in quel caso più è piccolo il gruppo più è forte la deriva genica e, ed è questa deriva genica è meno intaccabile dalla selezione naturale. Prova a farvi un esempio. Una delle comunità più studiate da questo punto di vista sono gli Amish, che siccome hanno delle regole sociali molto rigide um, che fanno sì che ci sia tanto inbreeding, quindi um, incrocio tra parenti e che i gruppi siano mantenuti piccoli, allora fa sì che si fissino tante varianti. Um, Ok, ce l'ho un, un, un esempio, forse ve l'ho anche già fatto un migliaio di volte. L'esempio dell'emofilia. Ehm, allora, un'altra cosa che ci tengo a specificare è che non tutta la depressione è dovuta a fattori genetici, nel senso qualcuno potrebbe avere il fattore genetico e non soffrire di depressione qualcuno potrebbe avere il fattore genetico e soffrire di depressione ma non perché ha il fattore genetico ma perché insieme al fattore genetico si sono innescate tutta una serie di altre cose alcuni potrebbero non avere il fattore genetico ma avere comunque la depressione ok è un discorso molto molto delicato e complesso per quanto riguarda l'esempio dell'emofilia, chi mi segue nelle live sicuramente questo l'ha sentito. Eh, torniamo a parlare della nostra beneamata Regina Vittoria. Beneamata perché la citiamo sempre, ma eh, non per molto altro perché non l'abbiamo conosciuta. Ma una birretta con lei non ce l'avrebbe negata nessuno. Ehm, la Regina Vittoria ha avuto più o meno una caterva di figli. Non so, tipo 9 o 10, una cosa del genere, e quando sei la regina del più grande impero al mondo e devi piazzare la prole per i matrimoni combinati, è ovvio che te la vai a piazzare ehm, all'interno delle altre case regnanti europee, soprattutto perché appunto al tempo i rapporti con gli altri continenti non erano particolarmente ben sviluppati o cordiali. E perciò ehm, Dopo un tot di tempo, la regina Vittoria si ritrovò ad essere la nonna di tutti i regnanti d'Europa, regnanti d'Europa che a loro volta avranno dovuto, questi nipoti, maritarsi con qualcuno per avere prole, per mandare avanti la, le proprie rispettive monarchie e con chi li hanno avuti? Con i propri cugini. E vai avanti così e vai avanti colà. La regina Vittoria ehm, aveva. Era portatrice sana, mi pare fosse lei e non il marito, ma non sono sicura di questa cosa. Era portatrice sana dell'emofilia, che è una malattia caterva uguale a moltissima, anche caterva non è una parola italiana, non lo so, non lo so, vediamo, vediamo dopo ci guarda. Ehm, per cui lei non aveva l'emofilia, ma questa malattia del sangue si è diffusa tantissimo in questa popolazione, che di fatto era una popolazione molto ristretta da. Canoni culturali e sociali, per cui ehm, questo è un esempio vi ho fatto questo esempio perché in realtà torno alla visuale normale, avete ormai ammirato abbastanza la buzzetta Neandertal, perché in realtà mh, non me ne vengono in mente altri, però sicuramente ci sono altre malattie di questo tipo, o ancora ehm, non, non per forza per deriva eh, genetica ma certe volte la selezione tende a favorire gli ibridi, i portatori sani di alcune malattie in alcuni territori perché hanno un qualche tipo di vantaggio su quel territorio e questo esempio è molto classico e ve lo posso fare. Sicuramente qualcuno di voi potrebbe averlo sentito parlando del vantaggio degli ibridi. Alle superiori quando si fa scienza ogni tanto se ne parla. Nelle zone paludose in cui è molto diffusa la malaria, uno si aspetterebbe che ehm, a lungo andare la selezione si ritrovi a selezionare solo organismi sani, del tutto sani. In realtà, ehm, qual è il problema? No, non è vero, non, non vi ho fatto la, la premessa. Allora, la malaria. È una malattia che è portata attraverso un vettore, che è una zanzara. E, ed è particolarmente diffusa nelle zone paludose. Sto parlando adesso delle zone paludose del Mediterraneo. Dove sono diffuse alcune malattie come l'anemia mediterranea, l'anemia falciforme, la beta-talassemia, che sono malattie che in qualche modo deformano i globuli rossi. Ok, quindi stiamo parlando di due malattie diverse, una malattia infettiva e delle malattie genetiche, un gruppo di malattie genetiche. Allora, per selezione naturale, uno si aspetterebbe che il gruppo delle malattie genetiche sia selezionato negativamente, quindi che non si trovino persone malate o portatrici sane di queste malattie, ma solamente persone sane. Che cosa succede però? La malaria ha la particolarità di attaccare l'organismo, in particolare i globuli rossi. Quindi, quando riconosce i globuli rossi sani, sottolineo sani, attacca l'organismo. Chi è che ha dei globuli rossi funzionanti, ma che non hanno esattamente la struttura fisiologica del globulo rosso sano? i portatori sani delle malattie che vi dicevo prima, dell'anemia falciforme e della beta talassemia. Per cui nell'Italia meridionale, ad esempio, o nel Nord Africa, troverete tantissime persone che sono portatrici sane di beta talassemia o anemia falciforme. Perché? Perché le zone del sud Italia e del Nord Africa, alcune zone comunque del bacino mediterraneo, erano paludose e particolarmente ricche di malaria. Quindi uno direbbe, cavolo, ci sono dei portatori sani. I portatori sani, essendo tanto tanti e tanto diffusi in popolazioni anche abbastanza ampie, hanno più probabilità di incrociarsi e di produrre individui malati. Eppure la selezione in quel caso ha favorito gli eterozigoti, cioè i portatori sani. Perché? Perché i globuli rossi sono funzionali ma hanno una forma diversa e quindi di fatto quelle persone... Ehm, riuscivano a sopravvivere. Quindi, questo è un altro esempio di come la selezione naturale sembri non lavorare verso la sopravvivenza del più adatto, ma in realtà è così. Allora, come riaccendo il gene per diventare una scimmia a tutti gli effetti? Già fatto, Tic. è una persona che conosco. Eh? non sono cattiva così con gli altri. <ride> Allora, quindi è per questo che gli islandesi hanno un grado di depressione assurdo. Potrebbe essere un fattore genetico, ma in quel caso potrebbe anche esserci un fortissimo fattore ambientale. L'Islanda non deve essere bella in quei periodi in cui si sta parecchio tempo al buio con climi, eh, insomma, un po' così. Un'altra cosa è, potrebbe essere anche dal punto di vista genetico amplificato perché ehm, l'Islanda è una delle nazioni europee con eh, tra i più alti tassi di inbreeding. Perché, essendo un'isola in mezzo all'Atlantico, di fatto al, al mare del nord, ehm, potrebbe essere così. Allora. Era lei, non ricordo più chi, ma un altro re la odiava per il regalo. Potrebbe essere la, la persona che la odiava per il regalo, lo zar di Russia, ma non sono sicura. Um, quali sono i casi di individui viventi con uguale DNA, ma con fenotipi più diversi tra loro per ambiente e altri fattori? Quindi stai dicendo... Con uguale DNA intendi proprio identico stile gemelli omozigoti? Perché ad esempio nei gemelli omozigoti si dice ok, il tuo DNA è identico, il patrimonio genetico non proprio, però cioè quindi la, la sequenza nucleotidica magari è identica, però le modificazioni chimiche che sono avvenute sul DNA non sono le stesse, perché i gemelli potrebbero aver vissuto eh, vite un po' diverse, eccetera, eccetera. Con uguale DNA ma con fenotipi più diversi tra loro per ambiente e altri fattori. Beh, potrebbe anche... Beh, in realtà gli esseri umani, mh, per quanta variabilità fenotipica sembriamo portare, in realtà abbiamo il 99,999% ,99 eh, simile e quel pochissimo che rimane... Ehm... Può essere più o meno variabile a seconda se sei parte della stessa popolazione sullo stesso continente, su continenti diversi, eccetera. Ehm, ho imparato proprio ieri che Darwin ha sposato sua cugina. E tra l'altro, questo sposare sua cugina potrebbe non, non sono sicura, però potrebbe aver portato alla malattia di Annie, la seconda figlia, che poi è morta a dieci anni, tra l'altro. Perché erano portatori sani di una qualche malattia che poi lei invece si è ritrovata ad avere? Um, anche il favismo in Sardegna è stato selezionato dalla malaria, esatto, anche, anche il favismo, perché eh, dovrebbe essere. No, non è così diffuso, però perché dovremmo averne dei casi um, nonostante sia una malattia così pericolosa? In Groenlandia la depressione sembra correlata alla durata del giorno, ma controintuitivamente sembrano fare più danno le estati con molte ore di luce piuttosto che gli inverni con molte ore di buio. Beh, potrebbe essere comunque anche molte ore di luce scombussolano completamente il ritmo circadiano. E, esatto, sfavorisce il ciclo del sonno degli abitanti, e il sonno è essenziale per tantissime funzioni fisiologiche del nostro corpo. Che quindi, se non funzionano, ci rendono molto più suscettibili a depressione, ehm, nervosismo, eh, rabbia, stati emotivi comunque forti. Condivido Gino, mia madre è islandese e il problema lì è la luce. Ah, vedi, abbiamo notizie da, da tutto il mondo. Una cosa molto carina dell'Islanda, eh, de dell'Islanda come popolazione islandese, è il fatto che siccome l'Islanda è stata una delle ultime terre d'Europa ad essere colonizzata, e non è stata neanche troppo tempo fa eh, in realtà, eh, mentre nel resto d'Europa abbiamo il cognome che viene ereditato generalmente dal, dal padre o da entrambi i genitori, ma che è Lineare, quindi se abbiamo Rossi il figlio è Rossi e se lui è un maschio il figlio sarà Rossi, eccetera, eccetera. In Islanda, se non. Alberto, correggimi se sbaglio, ma da quello che so il cognome è dipendente dal sesso della persona e dal nome del padre. Quindi ad esempio, faccio un esempio divulgando il nome del mio genitore 2 che si chiama Giacomo. Io sarei Giacomo Dottir, figlia di Giacomo, mio fratello sarebbe Giacomo Son, figlio di Giacomo. Quindi saremmo eh, fratelli di sangue per entrambi i genitori, ma porteremmo un cognome diverso. E il figlio di... Supponiamo che io fossi maschio e mi chiamassi Lorenzo, ok? E mio figlio non sarebbe Giacomo Son, ma sarebbe... Lorenzo Son o mia figlia Lorenzo Dottir, eccetera, eccetera. Sono un ibrido, mezzo campano, mezzo islandese del nord. Ma eh, Alberto, ma io lo so perché mi hai scritto una volta, mi ricordo che mi hai scritto per, per chiedermi una cosa. Ye, yeah, sì, carenza di due anni di sonno, è verissimo, non dormire bene la notte fa male. Linda, ma tu è perché hai un, un pargoletto che un annerottolino che ti o nananerottolina che ti tiene sveglio. Bene ragazzi, eh, è stata grazie mille Steven per la donazione, adesso la vado a leggere. Eh, è stata ancora più randomica del solito, se possibile questa live e ho addirittura cominciato le live su Twitch e non credo siano così randomiche. A proposito, se non sapete di cosa sto parlando, ho cominciato le live su Twitch Ehm, verrò instabannata da youtube per questa cosa spero di no ehm, in cui provo a fare qualche oretta di cioè un'oretta di solito comunque ehm, prova a giocare un po' di videogiochi a base scientifica o fare altre cose un po' più frivoline e rilassanti e ho cominciato la settimana scorsa o due settimane fa ehm, eh, Ancestors The Humankind Odyssey quindi se vi va di recuperare la live la trovate su Twitch finché non scade e poi sul secondo canale, ma in generale era per dirvi che in descrizione trovate un sacco di cosine interessanti, tra cui il canale Twitch e il secondo canale su cui eh, ricaricherò le live. Allora, l'Homo sapiens è una specie dove tutti hanno più del 90% del patrimonio genetico in comune. Quali sono le specie viventi con meno comunanza? Allora, in realtà ne abbiamo molto più del 90%. Fate conto che abbiamo in comune con eh, Pampaniscus, il, lo scimpanzé. No, non è vero, non è Pampaniscus. Pampaniscus è. un'altra roba. Eh... No, sì, Pampaniscus e Pantroglodites. Forse perché ci sono due specie di scimpanzé? Paniscus. Sì. Il, il Pampaniscus è il bonobo, lo scimpanzé bonobo, quindi, che è quello più affine a noi, credo. Comunque, scimpanzé in generale, genere pan, ehm, abbiamo in comune il 98% del DNA. Insomma, insomma, ci siamo, eh? Ehm... Oh, ma buonasera Bugozzi Studios. Qual è la percentuale in comune del DNA di Homo sapiens? Credo sia lo 0 0 0,01 o 0,001%. Dipende un po' dalle, mh, dalle fonti che vai a leggere. Comunque al più lo 0,01%. E vi do altre percentuali. Di questo 0,01%, quindi in questo... Microcosmo prendetelo, espandetelo un attimo e pensate: se siete due individui eh, della stessa popolazione, la vostra variabilità di quello 0,01 sarà dell'85%. Quindi ehm, io con il mio vicino di casa la variabilità sarà di circa l'85% statisticamente facendo delle medie eccetera prendendo due popolazioni all'interno dello stesso continente la variabilità sarà di circa il 10% prendendo due popolazioni di due diversi continenti una su ogni continente la variazione sarà del 5%. Avevano fatto questa cosa carina, avevano preso ehm, tre scienziati ehm, di cui due caucasici, come vengono detti di solito dagli americani, e un asiatico. Erano due americani proprio degli Stati Uniti e un coreano, ok? E avevano visto che eh, la, la quantità di DNA in comune simile era... Di più tra uno degli americani con il coreano che tra i due coreani tra di loro. Questo per dirvi quanto il concetto di razza, al di là che non ha senso perché le razze sono eh, fatte artificialmente, quanto può aver senso in una specie come la nostra. Giochiamo a Spore, assolutamente sì. Dopo, dopo che mi sarò stancata di, di perdere e fare cose stupidissime su Ancestors, secondo me Spore è il prossimo. Anche perché ce l'ho già, quindi sarebbe proprio comodo. Vedo che Spore riscuote tantissimo successo. Il primo Minide ci rimarrà sempre nel cuore, non, non lo so, è stato uno dei momenti più stupidi e drammatici della mia vita insieme. Ciao Enrica, grazie mille per, per aver seguito la live. Eh, quindi siamo molto mischiosi, parecchio mischiosi, eh, nel senso che ci sono popolazioni che effettivamente eh, sembrano un po' più separate rispetto alle altre perché sono state magari più isolate dal punto di vista eh, genetico, però... Perfettamente interfeconde con le altre, quindi in realtà, con le gran, eh, con, con le gran aperture che ha portato la globalizzazione ehm, e con il fatto che siamo comunque una specie che è nata per camminare, quindi è nata per migrare, ci sarà sempre un gran rimescolamento. Poi, a maggior ragione, ehm, non so se sapete questa cosa, ma gli italiani. Sono la popolazione europea con la maggiore variabilità genetica di tutta Europa. Non la popolazione con più variabilità genetica al mondo, perché quelle sono le popolazioni africane, ma l'Italia in Europa è quella con la più alta variabilità genetica, e tra l'altro, se ci fate caso, con una variabilità fenotipica altissima, e, cioè rispetto al resto d'Europa, confrontate sempre con quello. E questo perché l'Italia. Geograficamente si trova esattamente al centro del Mediterraneo che è stata la culla di un sacco di civiltà e quindi è da migliaia e migliaia di anni che uh, varie popolazioni per fare guerra, per fare pace, per, fare, per mercanteggiare, per uh, insediarsi, eccetera, sono passate e hanno lasciato sempre un pezzetto, un qualcosa. Eh, siamo come i piccioni, prima gli italiani, vabbè, perfetto è degenerata in maniera finale direi che um, siamo decisamente alla fine della live e um, quindi io vi comincerei a salutare ricordandovi che il video è di aprile non siamo più ad aprile ma deve ancora uscire spero di farlo uscire per uh, questa settimana massimo inizio della prossima Vediamo come gira. Ho avuto tutta una serie di contrattempi e di sfortunati eventi che si sono incrociati, quindi non vi sto neanche a raccontare. Però cioè, arriva, eh, arriva. Probabilmente il video di maggio arriverà a giugno, quindi ormai diciamo che faccio un video ogni più o meno 30 giorni, ma non guardate come si muove il Sole e la Luna nel cielo. Ehm. Le razze non esistono e io devo assorbirmi comunque la buzza Neandertal. Vabbè, perché i Neandertal erano comunque, quantomeno, un, una sottospecie diversa. Addirittura probabilmente una specie diversa rispetto a noi. Ehm. Le nostre somiglianze si sono viste tra i nostri disturbi psicologici esatti tra le razze, esatto. Cioè, eh, abbiamo molte cose in comune. La maggior parte di, ehm, di fantomatiche, per l'appunto, differenze sono fantomatiche, quindi non esistono. Prima di lasciarvi, vi ricordo che siamo al countdown finale dell'Origine delle Specie. Siamo, dobbiamo leggere eh, il capitolo 12, che è il terzultimo, quindi siamo a meno 3 dalla fine. Se non esplode il pianeta, se non si apre un buco nero, se non ho qualche contrattempo, se non esplode il computer, ci vediamo il 17 maggio, lunedì 17 maggio, con il capitolo 12 um, dell'origine delle specie che è distribuzione geografica. Basta con i doppioni, Darwin. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ci avviciniamo alla frase che. Sancirà la fine della nostra avventura. Avventura! Oh mio Dio! Eh, cioè, Endless Form, Most Beautiful, quella famosa, quel famoso pezzettino di frase: eh, infinite forme estremamente belle e meravigliose. Quindi. Eh, grazie mille per aver guardato la live, vi saluto ufficialmente, tenete d'occhio la pagina Instagram quando mi ricordo di utilizzarla, la scheda community e in generale il canale per rimanere aggiornati su eh, live di Twitch che arrivano casualmente, video in ritardo, live varie e ci vediamo presto. Grazie mille per avermi tenuto compagnia. Ciao!